Buongiorno amiche ed amici di Armitiro. Oggi siamo qui per parlarvi della Beretta APX, la prima pistola a percussore lanciato prodotta dall'azienda Rigardone Valtrompia e arma che ha partecipato al concorso indetto dall'esercito americano per sostituire la Beretta M9. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche principali di questa nuovissima pistola. Come molti di voi avranno certamente notato, le scanalature sul carrello sono decisamente profonde. Questa è una cosa che dal punto di vista estetico può piacere oppure no, tuttavia, considerando l'aspetto pratico, sono un'idea decisamente interessante. Infatti le scanalature permettono di afferrare il carrello in maniera salda in qualsiasi posizione. Inoltre permettono di avere un'ottima presa anche con mani bagnate oppure indossando dei guanti. Restando sul carrello, troviamo tacca di mira e mirino, che sono realizzati in acciaio e utilizzano un sistema di puntamento basato su tre punti bianchi. Il punto bianco del mirino è leggermente più grande rispetto a quelli presenti sulla tacca di mira, in maniera da rendere l'acquisizione del bersaglio più veloce e istintiva. Sempre sul carrello e premendo il grilletto, troviamo questo piolo che fuoriesce. Un piolo che sarà sicuramente familiare ai fan della Beretta 98FS. La funzione infatti è la medesima, cioè quella di segnalare all'utente che la sicura al percussore funziona correttamente. Spostiamoci adesso sul fusto, che è completamente realizzato in polimero. La prima cosa che incontriamo è l'hold open, che è ambidestro, mentre invece il bottone di sgancio caricatore è reversibile. Mentre siamo su questo lato, possiamo farvi vedere questa finestra sul fusto in polimero, che fa vedere la matricola riportata sulla gondola in acciaio. La gondola in acciaio, infatti, è amovibile e può essere trasferita da un fusto all'altro. Sull'altro lato troviamo un'altra particolarità, cioè questo perno che può essere premuto con un cacciaspine. Se premiamo questo perno, possiamo disarmare il percussore, in maniera da poter smontare l'arma senza prima dover premere il grilletto. Sotto la canna troviamo un rail Picatinny a tre slot e infine, sull'impugnatura, possiamo notare il dorsalino intercambiabile. Vi abbiamo fatto vedere tutte le caratteristiche principali della pistola e adesso possiamo farvi vedere come si smonta. Lo smontaggio della Beretta APX può essere fatto in due modi diversi, premendo il grilletto oppure non premendo il grilletto. Iniziamo facendovi vedere il metodo classico che prevede appunto la pressione del grilletto. Come al solito dobbiamo assicurarci che l'arma sia scarica, quindi rimuoviamo il caricatore da 15 colpi e ci assicuriamo che la camera di scoppio sia vuota. Ora premiamo il grilletto e facciamo pressione sul bottone presente sul lato destro del fusto. Mentre facciamo pressione, ruotiamo verso il basso il chiavistello di smontaggio. Ora rimuoviamo la molla di recupero e la canna, e la pistola è smontata. Per rimontarla ci basterà reinserire la canna e la molla di recupero, riposizionare il carrello nelle guide del fusto e dare un colpo secco. E la pistola è rimontata. Adesso vi faremo vedere come eseguire l'operazione senza premere il grilletto. Per smontare la pistola senza premere il grilletto ci servirà un cacciaspine. Rimuoviamo il caricatore, ci assicuriamo che l'arma sia scarica e al posto di premere il grilletto facciamo pressione sul perno che disarma il percussore. Mentre facciamo pressione, facciamo arretrare leggermente il carrello. Come avete sentito, il percussore è stato disarmato. A questo punto procediamo come abbiamo fatto precedentemente. Quindi premiamo il bottone, giriamo il chiavistello di smontaggio, rimuoviamo la canna, poi all'occorrenza rimuoviamo molla di recupero e canna e rimontiamo l'arma. Adesso vi faremo vedere come cambiare i dorsalini. Per cambiare i dorsalini dovremo rimuovere l'asta che li fissa all'impugnatura, spingendo l'apice di quest'asta verso sinistra e al contempo verso il basso. Per intenderci, il pezzo di cui vi sto parlando è questo qui. Quindi, sempre aiutandoci con un cacciaspine, spingiamo a sinistra e verso il basso e noteremo
che dalla base dell'impugnatura l'asta comincia a fuoriuscire. La rimuoviamo completamente e sostituiamo il dorsalino. Per ultima cosa rimettiamo l'asta e la spingiamo fino in fondo. Il dorsalino è stato cambiato e adesso vi farò vedere come sostituire il fusto in polimero. La sostituzione del fusto sulla Beretta APX non è facile e distintiva come sulla Sig Sauer P320, tuttavia è un'operazione che con un po' di pratica può diventare facile e veloce. Procediamo quindi con la sostituzione del fusto. Per prima cosa rimuoviamo il chiavistello di smontaggio. Quindi lo posizioniamo in posizione orizzontale, spingiamo all'infuori e lo sfiliamo. Adesso arriva la parte più difficile, cioè riuscire a sollevare questa molla uncino posta sopra questo perno. Quello che dovremmo fare infatti è sollevare la molla e allo stesso tempo con un altro cacciaspine rimuovere il perno. Iniziamo quindi a sollevare la molla. Ovviamente davanti a una telecamera il procedimento è 100 volte più difficile. E con un altro cacciaspine tiriamo fuori il perno. Adesso facciamo pressione sul perno che disarma il percussore e intanto solleviamo il pacchetto di scatto. Ecco fatto. Questo è il pacchetto di scatto e questo è il fusto polimerico. Adesso vi farò vedere come rimontare il tutto. Reinseriamo quindi il pacchetto di scatto dentro il fusto in polimero. Ci sono due cose che dovete tenere a mente. La prima è che la leva di collegamento deve essere all'esterno del pacchetto di scatto, quindi deve essere in questa posizione, non così. Chiedetemi come faccio a saperlo. La seconda è che la molla a uncino deve essere più in alto possibile. Non deve essere in questa posizione, ma deve essere in questa. Quindi prendiamo il pacchetto di scatto e lo reinseriamo nel fusto in polimero. Ora schiacciamo leggermente il perno che disarma il percussore e lo facciamo rientrare nel fusto. Adesso dobbiamo reinserire il perno che abbiamo estratto in precedenza. Ricordatevi di inserirlo dalla parte sinistra del fusto e lasciando questo incavo su cui poggerà la molla ad uncino a sinistra. Quindi iniziamo ad inserirlo, solleviamo la molla a uncino e arrivati a questo punto spingiamo verso il basso la leva d'armamento, in maniera da poter far passare il perno dall'altra parte. Ci assicuriamo che la molla sia sopra il perno e spingiamo per farla entrare nell'incavo. Possiamo anche aiutarci con un cacciaspine. La molla è al suo posto e l'ultima cosa che ci rimane da fare è reinserire il chiavistello di smontaggio. Quindi, sempre in posizione orizzontale, e abbiamo fatto. Come vedete, l'operazione non è semplice come sulla Sig Sauer P320, tuttavia è senza dubbio fattibile. Speriamo che la nostra videodescrizione vi sia piaciuta. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Se invece volete vedere la Beretta APX in azione, vi invito a cliccare sul link nella descrizione dove potrete vedere la prova di armi e tiro in compagnia del campione Roberto Vezzoli. Ci vediamo alla prossima!